È iniziata oggi nell'Aula del Senato la discussione della manovra economica. Al vaglio 350 emendamenti e intanto il confronto fuori e dentro la maggioranza resta aperto. La manovra infatti potrebbe essere nuovamente rivista, tanto che si fa strada l'ipotesi di un maxi emendamento che potrebbe ricomprendere anche l'aumento dell'IVA. Anche l'Aula di Montecitorio ha ripreso oggi i lavori con la discussione del programma legislativo della Commissione europea. In calendario anche le mozioni sulla carestia del Corno d'Africa e la proposta di legge sul rinvenimento degli ordigni bellici. In attesa che la manovra arrivi nell'aula della Camera, i capigruppo di maggioranza e opposizione scaldano i motori. Il PD con Dario Franceschini annuncia battaglia per modificare il testo. Fabrizio Cicchitto del PDL raccoglie l'invito del capo dello Stato e apre a modifiche che rendano la manovra più incisiva. Proprio nei giorni in cui si svolgono i test di ammissione alle facoltà di medicina, spunta una proposta di legge per cambiarne i criteri di ammissione. La proposta porta la firma di Giuseppe Scalera del PDL. Il provvedimento punta, tra le altre cose, all'eliminazione dei test al biennio comune per medicina, biologia e chimica.